Da Fertilia la statale prosegue fino al parco regionale di Porto Conte e l'area marina protetta di Capocaccia. Capocaccia sembra una sorta di grande balena che guarda il mare aperto. Sono le falesie più ardite del Mediterraneo a ricordare che la Sardegna è terra di natura estrema. Che il suo confine naturale non può del tutto appartenere agli uomini, farsi percorrere, farsi addomesticare. Capocaccia è un immenso bastione calcareo, una muraglia. La sua punta a strapiombo sul mare è impressionante. Il calcare si spacca all'improvviso e precipita per centinaia di metri nell'azzurro. Sulla sommità di questo promontorio selvaggio, esposto alla potenza del maestrale, si trova il faro di Capocaccia, una torre di circa 24 metri, che sommati all'altezza della scogliera, porta l'altezza totale del faro a 186 metri sul livello del mare e fa di Capocaccia il faro più alto d'Italia.